Ci sono, mi sentite? Sì, perfetto, per cui prego, se condivide, condivido va bene. Lo schermo. Si vede lo schermo? Benissimo, buon lavoro, grazie. Ok, allora, un attimo solo che sistemiamo questo. Dunque, buon pomeriggio a tutti, io sono Bianco Di Andrea, faccio parte del team di ricerca e sviluppo della ICEL. Ringrazio il CEI per questa opportunità e ringrazio tutti voi per la partecipazione. Vi darò alcuni cenni storici della nostra azienda, della crescita e delle capacità produttive. A seguire, farò un approfondimento che ritengo possa essere di vostro interesse su un elemento importante della classificazione CPR, che è il DROP, il gocciolamento del cavo. Dunque, la nostra azienda nasce nel 1950 come azienda privata. Nel 1978 la famiglia proprietaria decide di chiudere l'azienda, di conseguenza i 52 dipendenti con un'operazione di worker buyout investono quasi tutto ciò che hanno e acquisiscono la proprietà e il controllo e fondano la cooperativa. L'azienda da allora è sempre cresciuta e nel 1992 viene acquisita un'altra fabbrica di cavi a Zingonia, nella provincia di Bergamo, la Lombarda Cavi. Questa è un'azienda che produce cavi in gomma vulcanizzata e l'acquisizione è mirata ad estendere la gamma dei propri prodotti. Nel 2017, in collaborazione con un'azienda commerciale, viene fondata la ISC, la ICEL Special Cable, per la produzione di cavi speciali, cavi di telecomunicazione e trasmissione dati destinati anche al settore navale. E sempre in ottica di crescita, nel 2018 ICEL acquisisce Alfa Trafili, composta da due stabilimenti produttivi, uno ad Alfianello e uno a Pontevico, entrambi in provincia di Brescia. Alfa Trafili è un'azienda che produce conduttori elettrici non solo per cavi a bassa tensione, ma anche per alta e media tensione, e cavi in rame e in alluminio e anche rinforzati da corde in acciaio. Alfa Trafili ha al suo interno l'impianto di colata continua del rame e produce una vergella oxygen free, necessaria per la produzione dei trolley che la RFI installa sulla rete ferroviaria elettrificata per l'alimentazione a contatto delle motrici. Con l'acquisizione di Alfa Trafili nasce anche il marchio ICEL Group. In questa slide mettiamo in evidenza le nostre dimensioni, le produzioni e capacità produttive. La sede di Lugo conta 200 dipendenti e produce 50.000 tonnellate all'anno di cavo in gomma e PVC. Lo stabilimento di Zingonia, con 37 dipendenti, produce circa 7.000 tonnellate di cavo, principalmente in gomma vulcanizzata, mentre Alfa Trafili conta in totale 35 dipendenti e produce 15.000 tonnellate all'anno di conduttori e profili di rame. In breve, ICEL Group supera i 270 dipendenti e produce oltre 72.000 tonnellate di prodotto all'anno. ICEL ha sempre puntato sulla qualità dei propri prodotti. Siamo certificati ISO 9001 dal 1993, esattamente il 125esimo certificato del CSQ. E, essendo una cooperativa, si dà la massima importanza alla sicurezza, al valore delle persone, ma anche all'innovazione e, non ultimo, alla tutela dell'ambiente. A maggior ragione siamo certificati ISO 14001. Dal 2020 siamo una società benefit, per cui quest'anno avremo il nostro primo bilancio di sostenibilità, quindi puntando sulla sostenibilità del nostro processo, sull'economia circolare e sull'impatto positivo del valore della nostra azienda sul territorio. ICEL fa parte del Comitato Tecnico CT20 e del CEI e partecipa ai lavori di scrittura e aggiornamenti normativi del nostro settore. La gamma di cavi è molto vasta, adatti ad ogni settore merceologico, quindi strutture pubbliche e private, settore industriale, cavi per domotica e sistemi d'allarme, settore autoricarica dei veicoli elettrici, ma anche settore fotovoltaico e cavi per luoghi ad alto rischio di evacuazione, come per esempio gallerie e stazioni. Siamo in grado di coprire tutte le esigenze attuali di installazione
ed inoltre il servizio ARS è in grado di progettare e customizzare eventuali richieste dei nostri clienti. Un altro settore di cui ci occupiamo è quello navale e siamo fornitori di fincantieri. La gamma di cavi armonizzati è molto ampia e sono tutti certificati da ente terzo IMQ. Inoltre sono stati adeguati al regolamento europeo delle costruzioni 305/2011, meglio conosciuto come CPR. ICEL è la prima azienda in Italia a certificare il cavo H07BZ5F, specifico per la ricarica delle auto elettriche secondo la normativa CIN 50620 per la ricarica in corrente alternata nei modi 1 per il servizio pubblico e per il modo 3, per il servizio privato modo 1 e modo 3 servizio pubblico. E dunque, con questa slide mostriamo quasi tutta la nostra gamma di cavi ad uso principalmente nazionale, dai cavi per allarmi e domotica ai cavi più conosciuti per installazioni a bassa tensione, tipo l'FS17, l'FG16 o R16 in PVC, cavi con bassa emissione di fumi e gas corrosivi tipo gli FG16 o M16, cavi con prestazioni superiori come i cavi FG18 o M16, per aggiungere poi il top di gamma i cavi FPG18 o M16 che oltre a essere a bassa emissione di fumi corrosivi sono anche resistenti al fuoco. La famiglia dei cavi resistenti al fuoco, rispondenti anch'essi alla CPR, si è estesa da poco con l'arrivo della nuova variante della CEI 2105, con l'inserimento delle famiglie dei cavi tipo FG29 o M16 e la versione schermata FG29 o HM16. Questi sono cavi specifici per la rivelazione di la segnalazione di allarme antincendio e l'evacuazione vocale. Siamo attrezzati per la produzione di cavi schermati a treccia in rame rosso, tra i quali i cavi FG16 o H2R16, oppure cavi schermati con nastri di rame avvolti a coprigiunto, tra i quali gli FG16 o H1R16. ICEL è attrezzata per la produzione di cavi armati, come ad esempio i cavi FG16 o NR16, con armatura di nastri in acciaio avvolti a coprigiunto. Possiamo produrre anche cavi ad elica visibile, tipo gli FG16 o R16X, o la versione halogen free FG16 M16X. Produciamo anche cavi con conduttori in alluminio, ARG16 e R16, cavi tipici per linee aeree grazie alla loro leggerezza. E anche se possono essere forniti nella versione ad elica visibile, cioè ARG16 e R16X. La stragrande maggioranza dei nostri cavi nazionali sono marcati CE perché sono classificati CPR e oltre il 70% dei nostri articoli sono certificati IMQ FP di cui parleremo a breve. Ciò nonostante sono presenti a catalogo alcuni cavi per la posa mobile e ovviamente questi non possono essere compresi nella CPR. ICEL è fornitore autorizzato per i più importanti enti nazionali, tra i quali Terna, Enel Distribuzione ed RFI. ICEL affronta il mercato estero sempre con la medesima politica, ovvero la qualità certificata. Con questo presupposto esportiamo oltre il 30% dei prodotti, principalmente in Germania ed in Francia, ma abbiamo anche clienti sparsi in tutta Europa, Russia compresa. ICEL da anni ha introdotto diversi marchi per identificare famiglie di cavi. Uno dei più storici è il marchio Patriot, che prima dell'arrivo della CPR identificava i cavi N07VK. Questi sono stati sostituiti dai nuovi FS17 in classe CPR del CCA S3D1-3. Il marchio Patriot è legato ai cavi unipolari senza guaina, chiamati anche cordine, isolati in PVC con conduttori flessibili per la posa fissa. Il marchio G16 è nato con la CPR, identifica i nostri cavi FG16 o R16 isolati in gomma ad alto modulo elastico con una sottoguaina di PVC di qualità R16, anch'essi con conduttori in rame rosso flessibile e adatti a installazioni fisse. Possiamo produrre la versione unipolare fino alla sezione 630 mm quadri compresa.
le versioni multipolari sia di energia che di comando e segnalamento fino a un diametro esterno di 60 mm quadri, come ad esempio il 3x240 più il conduttore di neutro da 150 mm quadri. Gli FG16 o R16 sono classificati CPR in classe CCA S3D1 a 3 e sono anche certificati e marcati IMQ-FP. La gamma dei cavi con guaine in PVC si completa con il marchio AFIAM, ovvero cavi con isolamenti e guaine in PVC a bassa quantità di acido cloridrico contenuto nei fumi durante la combustione. I cavi FS18 o R18 sono di colore marrone, sono cavi destinati alla posa fissa, hanno un grado di isolamento 0U-300-500 e sono fornibili a partire dalla sezione 0,5 fino alla sezione 2,5 compresa, per cui complementari ai cavi FG16 o R16. Anch'essi sono classificati CPR in classe CCA S3 di 1 a 3 e possiamo fornire anche la versione di comando e segnalamento e anche la versione schermata tipo FS18 o HH2R18. Sono tutti cavi marcati IMQ-FP. Un altro marchio storico di ICEL è il No Smoke, nato per gli FG7 o M16, oggi identifica i cavi a bassa emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi, come la gamma degli FG16 o M16, sono quelli con guaina verde, e classificati CPR, CCA, S1B di 1 a 1. Oppure, salendo di classe e prestazioni, gli FG18 o M16 con guaina nera, classificati CPR, B2CA, S1A di 1 a 1. I cavi unipolari FG17, ovvero cavi isolati con gomma halogen free e classificati CCA S1B di 1 a 1, producibili a partire dalla sezione 1,5 fino a 300 mm quadri compresa. Tutti questi cavi sono halogen free oppure LS0H. E i nostri cavi nazionali No Smoke sono tutti marcati e certificati IMQ-FP e fanno parte del marchio No Smoke anche alcuni cavi armonizzati tipo gli H07ZK in classe CA e gli H07Z1K Type 2 in classe CCA S1, S1B di 1 a 1. Il marchio No Burn lo abbiamo introdotto invece con la produzione dei cavi resistenti al fuoco. E questi, oltre ad avere le medesime caratteristiche dei cavi No Smoke, hanno la particolarità di mantenere il loro servizio nonostante siano soggetti al fuoco per un tempo di 120 minuti. Sono in grado di superare i test secondo le norme CIN 50-200 e CIN 50-362. I cavi più conosciuti che portano questo marchio sono gli FTG18 o M16, che hanno sostituito nel 2019 i cavi FTG10 o M1, con la variante V2 della norma CEI 2045. Come accennato prima, alla famiglia dei No Burn si sono di recente aggiunti i cavi FG29 o M16 ed FG29 o HM16, ma anche i cavi FTS29 o HM16 oppure i cavi FTE29 o M16. Tutti i prodotti nuovi che seguono la variante V2 della norma CEI 2105. Per i cavi dedicati agli impianti di energia rinnovabile ed in particolare agli impianti fotovoltaici abbiamo coniato il marchio Ulsan. Il cavo più comune è l'H1Z2Z2K. È un cavo armonizzato, certificato ARI MQ, con conduttore in rame stagnato, resistente ai raggi UV, classificato ECA secondo il CPR. Possiamo fornire questi cavi a partire dalla sezione 1,5 fino a 120 mm quadri compresi nei colori nero, rosso e blu. L'H1Z2Z2K possiede anche tutte le caratteristiche dei cavi No Smoke. L'ultimo in ordine cronologico è il marchio Flash Cable, che identifica il cavo H07BZ5F. Cavo destinato al mondo della ricarica dei veicoli elettrici e al mondo delle wallbox pubbliche o private.
Il cavo H07BZ5F nasce dal nostro progetto Green con l'intenzione di estendere la nostra gamma al mercato della mobilità elettrica. L'H07BZ5F è disponibile per tutte le sezioni riportate nella norma di riferimento alla CEI EN50620. È disponibile nel colore nero, ma possiamo produrlo su richiesta in altri colori personalizzati. Con l'arrivo del Flash Cable abbiamo poi introdotto a catalogo questo accessorio, quindi possiamo fornire il corset destinato al mondo della ricarica delle auto elettriche comprese tipo 2 in versione monofase e trifase di diverso amperaggio per ricariche di diversa velocità in corrente alternata. E sul nostro sito potete scaricare tutte le caratteristiche. Siamo attrezzati per la produzione di cavi schermati tra i quali gli FG16 o H2R16 che hanno uno schermo a treccia di rame rosso, oppure cavi tipo FG16 o H1R16, quindi schermati con nastri di rame a volte coprigiunto. Abbiamo linee per la produzione di cavi armati come ad esempio gli FG16 o NR16, oppure cavi per il settore ferroviario con armatura di nastri in acciaio o in alluminio a volte a coprigiunto. L'armatura in alluminio è indicata per i cavi unipolari. Sempre in campo dell'armatura non abbiamo problemi a fornire cavi armati a treccia di fili di acciaio tipo FG16 o R16 oppure in alluminio per i cavi unipolari. Vorrei richiamare particolare attenzione ai cavi FTG18 o M16 classificati B2CA S1A D1A1. Questa famiglia di cavi speciali rappresenta per noi, come già detto, il top di gamma. A livello prestazionale raggiungiamo livelli di autoestinguenza molto bassi, sono cavi che emettono durante la combustione fumi con una trasparenza minima dell'80%, a differenza dei cavi di gamma inferiore classificati S1B, con trasparenza minima misurata come trasmittanza minima al 60%. Gli FTG18 fanno parte della famiglia dei no-burn perché sono cavi resistenti al fuoco secondo la norma CEI EN50200, ovvero resistono al funzionamento almeno 120 minuti nonostante soggetti a fiamma. Rispondono alla norma CEI 2045 e sono anch'essi certificati IMQ e FP. Un parametro molto importante introdotto dal regolamento tecnico CPR è il gocciolamento, il drop. Durante il test di bruciatura, dove il cavo è soggetto ad una fiamma per un tempo di 20 minuti, si devono verificare se le particelle che cadono a terra sprigionano fiamma e in quanto tempo si autoestinguono. Il regolamento prevede tre tipologie: di 0, gocce che cadono a terra senza fiamma, di 1, gocce che si spengono entro 10 secondi e di 2, gocce che si spengono dopo i 10 secondi. In ambito AICE, che conta i più importanti produttori di cavo, i quali investono ingenti risorse in ricerca e sviluppo, compresa anche la ICEL, si è concordato ai tempi dell'introduzione del nuovo regolamento CPR di non produrre cavi con gocciolamento in D0, in quanto non era possibile garantire la ripetitività delle prestazioni e non lo è nemmeno tutt'oggi. Tale accordo è poi stato avallato anche dai vigili del fuoco. Siccome in Italia, oltre al regolamento CPR, è stato emanato il decreto legislativo 106 del 2017, che responsabilizza anche gli attori della filiera non produttiva, ovvero i progettisti, direttori dei lavori e collaudatori, i produttori di cavo, per semplificare la scelta e garantire una maggior sicurezza dei propri cavi, si sono dotati di un certificato IMQ e FP, Euro Fire Performance. La certificazione IMQ-FP è volontaria, ma garantisce maggior sicurezza del prodotto perché, oltre alla verifica della reazione al fuoco che il regolamento CPR obbliga, i cavi certificati FP sono controllati periodicamente per tutte le altre caratteristiche, quindi elettriche, fisico-meccaniche, resistenze agli agenti ambientali e dimensionali. Non è solo un controllo del processo. Il marchio FP controlla anche il prodotto, ecco perché riteniamo che sia più sicuro di un cavo che abbia un gocciolamento, un cavo che abbia un gocciolamento D1 marcato FP rispetto a un cavo non certificato FP
ma classificato di zero. Negli ultimi mesi il CENELEC ed Europa Cable, che è l'associazione europea dei produttori di cavi, hanno fatto un round robin su diversi laboratori europei, compresi due italiani, certificati per le prove CPR. Questo ha lo scopo di unificare il più possibile la prova e modificare di conseguenza la norma di riferimento EN50399. In pratica è stato testato il medesimo cavo da tutti i laboratori per confrontare il risultato, ma l'unico parametro che non è stato preso in considerazione nei dati è appunto il gocciolamento, in quanto è troppo, passatemi il termine, imprevedibile. È sufficiente che una particella sia più grande del solito e che difficilmente cade a terra già spenta, per cui il D0 non è, a nostro avviso, possibile garantirlo. Il cavo classificato in D1 può essere installato con semplici accorgimenti installativi perché lo prevede l'allegato primo del DM del 3 agosto 2015, Codice Prevenzione Incendi. In particolare la tabella S18 conferma quanto precedentemente dichiarato nella nota 3. La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento di zero può essere declassata a D1 qualora la condizione d'uso finale dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento. Io con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, per qualsiasi chiarimento o altro, potete contattarci oltre che sul portale messo a disposizione dal convegno anche sul nostro sito. Inoltre vi invito a seguirci su tutte le piattaforme social di ICEL per novità, aggiornamenti o altro. Buon proseguimento a tutti. Grazie Olivier Biancoli. Adesso cedo la parola agli ultimi soggetti a parlare, mi riferisco adesso ai rappresentanti di E-Distribuzione, ingegneri Sturchio e Delli Carpini. Invito. Riesce a togliere la condivisione che io non riesco. Dice impossibile, mentre se l'altro non esce. No, non riesco più a tornare un attimo solo. Divisione. Non so come si toglie la condivisione, non ho più lo schermo. Chiedo scusa. Ah, perfetto, benissimo. Direi che mi sembra, adesso vedo lo schermo di Enel, mi sembra, per cui... Sì, lo vedete voi? Perché io non lo vedo, vi dico proprio onestamente. Se voi lo vedete sono contento. C'è una slide che parla di volumi correlati. Adesso vedo lei, ingegner Sturchio. Benissimo, adesso vediamo se riesco a condividere lo schermo. Ecco qua, adesso ci siamo, secondo me. Come sì. Va? Open Meter e osservabilità della rete. Ah, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Buonasera anche a lei. Io sono Alfonso Sturchio, responsabile dell'Open Meter Deployment per E-Distribuzione. E insieme a Luca Delli Carpini faremo la presentazione sull'Open Meter e l'osservabilità della rete. Allora, innanzitutto due parole su E-Distribuzione, chi siamo? Innanzitutto siamo una parte, siamo una società quotata in borsa, siamo SPA, però apparteniamo al gruppo Enel SPA, che deriva originariamente dall'acronimo internazionale per l'energia elettrica, ma oggi è una multinazionale italiana dell'energia, è uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell'energia elettrica e il gas. Enel è l'84esima azienda al mondo per fatturato, con 74,64 miliardi di euro e con una capitalizzazione in borsa di 90 miliardi di euro e la maggiore utility integrata d'Europa in termini di capitalizzazione. Il gruppo Enel opera in 32 paesi, gestisce 2,2 milioni di chilometri di linee elettriche della rete di distribuzione, ha 87 gigawatt di capacità totale installata presso le centrali elettriche.
E distribuzione è quella parte del gruppo Enel che si occupa di gestire la rete di distribuzione in Italia. Quindi sostanzialmente siamo la parte di Enel che fa servizio al paese gestendo la rete e consentendo ai traders la vendita di energia elettrica, ai quali forniamo il nostro servizio di misura, quindi forniamo loro le misure della rete. E ovviamente ci occupiamo di tutto ciò che serve per gestire in maniera ottimale, incluso la gestione delle emergenze che normalmente facciamo all'interno della protezione civile. Ci occupiamo quindi di manutenzione della rete, della costruzione di nuove linee, della installazione e automazione delle reti, facciamo tutto quello che serve per gestire in maniera ottimale la rete. Quindi dal punto di vista, quali sono possono essere i punti di eccellenza? Sicuramente lato operation sono i processi, c'è un sistema di miglioramento continuo aziendale e abbiamo un sistema di gestione certificato, cioè abbiamo tutte le attività di e-distribuzione sono certificate dalle norme internazionali. Abbiamo la certificazione 9001 per la qualità, la 14001 per l'ambiente, la ISO 45001 per la salute e sicurezza, la 50001 per l'efficienza energetica e l'ultima che abbiamo preso è la 37001 per la prevenzione della corruzione, di cui sono stato anche presidente all'interno della struttura. Qualità del servizio. Ovviamente sulla qualità del servizio c'è il miglioramento continuo, c'è un costante monitoraggio e identificazione delle azioni di miglioramento. Ovviamente noi questa attività la facciamo perché l'attività di e-distribuzione è un'attività che è completamente regolata, cioè sia per quanto riguarda le prestazioni tecniche della rete che il servizio al cliente o diretto o indiretto, cioè o diretto per esempio per gli spostamenti di linea, per le richieste d'allacciamento che possono essere presentate anche a noi, o indiretto perché lo facciamo, operiamo per conto dei traders con dei nuovi allacciamenti o aumenti di potenza e così via. Abbiamo tutta una serie di SLA che vengono monitorati dall'ARERA e che noi siamo tenuti a rendicontare pena premi penali riguardo al raggiungimento di queste prestazioni. Per la sicurezza ci siamo dati l'obiettivo di zero infortuni, c'è un costante miglioramento del tasso di frequenza che attualmente siamo a livello, nonostante abbiamo tantissime attività operative, siamo al di sotto dell'1, quindi sono valori che sono molto prossimi a quelli di una software house. E c'è una forte responsabilizzazione perché il nostro cantiere in realtà è polverizzato sul territorio. Sono quei colleghi in tuta blu che girano con le nostre macchine a fare gli allacciamenti, loro aprono e chiudono decine e decine di cantieri al giorno, sia per dal piccolo allacciamento alla riparazione alla buca aggiunti. C'è una grande attenzione per quanto riguarda l'impatto ambientale e ci sono anche degli strumenti e una formazione continua di dipendenti per il rispetto delle tematiche ambientali. Siamo molto proiettati in avanti come tecnologie, siamo probabilmente il distributore in questo momento più avanti al mondo, perché stiamo montando in questo momento i contatori di seconda generazione, i contatori elettronici di seconda generazione, mentre ci sono distributori che non hanno ancora il contatore elettronico, nemmeno di prima. Facciamo una gestione ottimizzata degli asset e siamo stati protagonisti di un allacciamento costante delle fonti rinnovabili e abbiamo anche una serie di progetti sperimentali di smart grid. E ovviamente c'è un continuo orientamento alla diffusione degli interventi di efficienza energetica. Sostanzialmente il concetto di rete sta cambiando, cioè la rete elettrica, così come è capitato forse con i motori a combustione interna qualche anno fa e poi con le macchine elettriche con i controlli automatici, cioè la rete che fondamentalmente era fatta di ferro e rame sta montando su tanta elettronica, tanto controllo, tanto rilievo di grandezze puntuali, e la prospettiva è quella di fare edge computing, quindi una computazione diffusa sulla rete, e la nostra rete diventerà sempre di più una piattaforma che
darà la possibilità al paese di attivare tutta una serie di interventi che portano progressivamente il paese verso una decarbonizzazione, dalle fonti rinnovabili alle auto elettriche, alla possibilità dei cosiddetti servizi ancillari di rete. Come